Signori, oggi secondo episodio di Final Fantasy VII Remake, che ve lo siete visto tipo tutti, il primo episodio intendo, e vi è piaciuto molto. Però non so se porterò avanti la serie, ora in caso vi spiego il perché, iniziamo a giocare e vediamo come va. Ma non voglio perdere troppo tempo con la intro, quindi iniziamo e vi parlerò durante il gioco. Iniziamo subito con una cutscene. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Perfetto. Un attimino. Bellissimo in giapponese, Signore, ho messo la lingua giapponese, poi vabbè, vi spiego tutti i cambiamenti. Sì. Ci va tanto il figo che sa la strada. E qui iniziamo, signori, benvenuti. Mi sovrapporrò sempre sulle loro parlate, quindi sempre mi darà un fastidio totale come cosa. Quando parlano loro tendo a non parlare perché mi dà un po' fastidio, però speriamo non accada più di tanto. Signori, dicevo, ho messo la lingua. Niente, Bix, cos'hai da parlare? Sto parlando io. Maleducato, allora. Ci stiamo dirigendo verso il settore 8, ovvero la prossima zona appunto di questo secondo capitolo. Ho visto un paio di video. Ok, stavano già morendo tutti. Tanto sto registrando a Pasqua, quindi un augurio a tutti. Non so quando uscirà questo video, molto probabilmente più avanti. Dicevo, ho visto un paio di video, ho imparato un po' a giocare. Ho capito un po' come funge la situazione. Tanto leggeremo tutti i sottotitoli perché ho messo il giapponese. Perché credo di preferirlo all'inglese. Molto probabilmente, almeno in questo gioco. Anche perché, intanto due pozioni ottime, anche perché loro dicevano una cosa in inglese, però ne traducevano, non dico ok, va bene, parla tu, vai, tieniti i tuoi segreti. Ok, dicevo, dicono una cosa in inglese ma ne traducono in un altro modo e mi dà un botto fastidio. Chi è doccia? Chi è doccia? E quindi ho deciso per questa puntata di mettere il giapponese. E poi vi spiegherò anche il perché non so se continuarla come serie. In caso fatemelo sapere nei commenti se proprio la volete continuare. Però diciamo che ci sono un paio di motivazioni utili. Bellissimo, bellissimo. Fatto tutto perfetto. Tra l'altro molto fedele all'originale. E la voce giapponese di Jesse mi piace un botto. Ok, c'è la città intanto andata a fuoco. Esatto, e se stati noi. Ah, mia sembra una città post-apocalittica. Cioè, siamo passati dalla città bellissima della prima puntata al delirio. Comunque Biggs sembra un personaggio di Tekken. La butto lì, sì. Ci vorrà un botto, tipo. Vabbè, questo qua è Greta Thunberg, lo ripeterò per sempre. Ma io no, sinceramente, mi dissocio. Vabbè. Mega discorso motivazionale fatto come si deve. Grande Barrett. Perfetto, ci ha un po' motivati tutti, dai. Io sono motivato soprattutto a prendere questa chest.
Allora, dobbiamo scappare da un'ampolla di etere, ottimo. Che ci ridà la barra ATB, o ATP, non mi ricordo. Ok. Ok, quindi ci separiamo come in ogni praticamente scena che vedrete. Dicevo, dobbiamo scappare appunto dal settore e poi... ma c'è anche la gente in strada! E sono spaventato. Ci dica... Io sì, voi no. Almeno alcuni di voi. Yeah. I potenziamenti. Dai, che ci regala un gioiello la nostra donna. Dagli un bacino. E caccia la lingua. Mi è piaciuta come frase. Bravo, bravo. Oh, yeah. No, in realtà non la sappiamo usare. Esatto, ci serve il tutorial. Equipaggiamento e materie. Ora puoi inserire la materia, le materie, in armi e protezioni. Prova subito a inserire la materia energetica nella spada Potence. Avvia il tutorial, avvia il tutorial. Puoi inserire le materie, le armi e protezioni dalla voce equipaggiamento e materie. Prova a inserire una materia nella spada Potence. Tra l'altro la spada Potence ci sono dietro delle... tutte delle storielle interessanti, magari ve le racconterò un giorno. Premi triangolo per scegliere quale assegnare. Vabbè, abbiamo solo questa. Gli alloggiamenti mostrati in alto sono quelli dell'arma, mentre in basso corrispondono alla protezione. Seleziona uno vuoto e premi... ok. Scegli la materia dall'elenco. Ok. E abbiamo inserito la materia nell'arma. Facile, vabbè. Sostanzialmente è facilissimo. In questo modo potrei usare in battaglia le magie e le abilità ad esse associate e ottenere gli eventuali potenziamenti di parametri che fornisce. Sperimenta con diverse combinazioni di materia nelle armi e protezioni per scoprire le più efficaci. Ok, quindi si possono togliere e mettere. Qua ci potenzia l'ignis e qua l'energetica, o meglio, pardon. Qua abbiamo l'ignis equipaggiato e qua l'energetica, ok. Qua poi ci sono tutti i livelli potenza fisica, magica, che tra l'altro va pari pari con la potenza fisica, pensavo fossimo molto di più di fisico. E ok, sostanzialmente è questo. Qua tra l'altro si possono mettere... non so come, dovrei smanettarci sinceramente. Le scorciatoie, i shortcut per le magie, per le robe. Ma vabbè. Ok. Sarà fatto, Jesse. Un'ampolla di etere e due grandi pozioni. Perfetto. Dobbiamo cercando la stazione. Ok, dobbiamo cercare la stazione. Qua tra l'altro c'è la gente disperata. Le bici, guardate la fisica. Vedete perché io... Ora vi spiego il perché non sono propenso a portare questa serie. Vabbè, qua ci sono gli agenti che dovremmo volendo uccidere, ma ovviamente il gioco non ce li fa colpire. Appunto, non sono propenso a portare questa serie. Intanto perché è lunga lunga. Cioè, è solo la storia principale. Dove, dove? Dove, signorina? Ah, guardala lì. Dai, calma, che ci penso io. Ok, dicevo, intanto perché è molto lunga. Con la storia principale. Ok. Sì, va bene. Va bene, paesano, che non rivedremo mai più. La storia principale è lunga e volendo uno dice ci sta, è lunga, ci divertiamo di più. Sì, però essendo lunga e essendoci anche molte secondarie così, cioè io sono lento a giocare, ma non perché non ho voglia. Cioè io volendo ci gioco anche un pomeriggio stratanto, però proprio mi prendo i miei tempi, esploro tutto. Cioè io ora volendo potrei andare avanti nella storia e farvi vedere le cose. Ok, però... per come li gioco io i giochi, ma questo da una vita, da quando ero bambino. Cioè io mi fermo, magari anche minuti che dovrei tagliare, ok? Quindi esce un lavoro lunghissimo. A vedere tipo i paesaggi. Cioè, vogliamo sprecare un'opera del genere? Cioè, guardate quanti paesaggi stupendi, come è fatto bene, tutta l'ambientazione, i personaggi che interagiscono. Però, appunto, per YouTube non sarebbe consono, no? Dovrei fare un botto di tagli, i video uscirebbero lunghissimi. E molti non se li vedrebbero. Sono sicuro che molti di voi a questo punto del video neanche ci sono arrivati. Perché magari non interessa il gioco e ci sta. Oppure anche se interessa, magari è un video troppo lungo e quindi non sono propensi a vederselo. E quindi questo è un motivo per cui appunto non sono intentato a portare la serie. Poi o magari porto altri due o tre episodi e non so. Intanto godiamoci la cutscene. Mamma mia, quanto sei bello, Cloud.
Ricordi? Sì. Sì. Mamma mia. Mamma mia. Chi è questo bomber? Ok. Non credo proprio che ce lo faranno sfidare in questo momento del gioco. Ecco, ho parlato troppo presto. Salve. Salve. Compriamo una vocale o ci stiamo a guardare? Ok, perfetto. Non gliene frega niente di noi. Però noi l'abbiamo riconosciuto, o meglio, noi in senso Cloud. Esatto, l'abbiamo riconosciuto, tanto siamo straferiti. L'uomo del passato, appunto. Vabbè, non sto a fare spoiler per chi non conoscesse. Comunque, Cloud sa benissimo chi è e tra l'altro si è stati picchiati. Ah no, dobbiamo andare... Ok. Ci fa andare lento lo stesso, la vita ce l'abbiamo al massimo. Ok, c'è il tipo lì, dobbiamo seguirlo. E guardate, nella spada ci sono due gemme, cioè questi piccoli dettagli. È tanta roba, fidatevi che è tanta roba. Magari voi li date per scontato. Anche lì che si vede l'ambiente, gli altri nuclei, gli altri reattori, cioè... Diciamo che oggigiorno si danno per scontato, ma se voi andate a vedere un Final Fantasy 7, in questo caso, del 97-98, era di quegli anni, quando appunto è uscito il gioco originale, ok, era completamente diverso, però, cioè, tanta roba, è per quello che poi è diventato anche un capolavoro, ed è rimasto comunque nella storia. Ora, non so se sto perdendo vita, no, ok, dobbiamo andare proprio lenti, il gioco non ce lo farà raggiungere mai nella vita, però, mi sa che sta partendo una cutscene, sì. Io sono tuo padre. Sephiroth. Yes, nome rivelato. Sì, anche noi lo sappiamo bene. Per gli amanti della saga lo sappiamo bene. Cosa vuoi, cosa vuoi? E fin qua ce l'hanno già detto in 16. Tutti un po' Greta Thunberg in sto periodo, eh. Crowdo. Ok. No, Cloud sta soffocando nelle peggio fiamme. Ok. Eh sì, ci ha detto un po' quello che ha fatto nel passato, ovvero Sephiroth ci ha ucciso pesantemente la madre e Cloud, vendetta vera, non finirò in galera. Cloud. Questo qua è proprio il cattivo totale. Oh, non morirmi. Ok, appunto era solo un'illusione. Per ora. Ciao, no, ti rivedremo. Ti rivedremo. Tanto le fiamme svanite. Totalmente nel nulla. E noi ce ne torniamo alla vita di prima, sostanzialmente. Esatto. Perché appunto la Mako, o meglio il Mako, può creare, tra gli altri effetti, le allucinazioni. E dato che noi eravamo epicentro del tutto, ci ha creato allucinazioni, tipo sta gente. Tutto bene, signore? Tutto a posto? Salve, cosa stiamo guardando tutti? Il cielo, ok, va bene. Parliamo con la signorina. Sì. Ok. Ok, il residente. Ok, quindi ci dice andare di là, però io voglio vedere se c'è una cesta di qua. No. Ok. Alla stazione c'è mio figlio. Qualcuno pensa ai bambini. Cioè, vedete anche i dettagli della spazzatura, dell'eroe. Cioè, questi sono i giochi che mi piacciono. Sono questi giochi che... Cioè, io mi metto lì la notte, perché di solito la notte mi metto a nerdare.
e nerdo. Cioè, proprio me li godo nel silenzio, tutto zitto. E quindi non so. Non so se portarla come serie, sono un po' indeciso. Qua, questi due, come ha fatto ad arrivarci? Bellissimo, bellissimo. Guardate i particellari Mako. Tutte, vabbè, tutta gente mezza morta e cassa. Tra l'altro ho notato, riguardando il video, nell'editarlo, che mi sono perso un casino di casse. Ma un casino, cioè voi non avete idea. Tipo mi sono perso un botto di pozioni e code di fenice. Che, per chi non sapesse cosa sono le code di fenice, sono un po' l'emblema insieme ai chocobo di tutti i Final Fantasy. Sono degli oggetti, dei tools, i quali fanno tornare in vita un personaggio che è andato in KO, in KO. Settore 8, Corso Loveless, senza amore. Pizza, fida, quant'è che non mangio la pizza. No, oddio, che brutta texture questa. Qua male. Ho notato che ci sono delle texture fatte un po' così. E intanto, signore, vi lascio al video. Ecco. Buongiorno, Sephiroth. Già tornati? Pochi combattimenti in questo inizio video. Vabbè, niente. Ok. Fioraia. Minchia, come Fioraia la conosciamo all'inizio. Sì, Fioraia è un cazzpita. Ohana significa amicizia. Cheat Lilo e Stitch. Vabbè, piccola citazione incredibile. Comunque, Cloud, si innamorano tutti del nostro Cloud. Sì, tienilo, tienilo, Cloud. Non far cazzate, non far cazzate. Prendilo. Secondo me è gay, Cloud. Quanto costa? Non lo vo- No, no, no. Allora, quanto costa? È gratis, sciocchino. Ah, ok, c'è una roba del genere. Vai, gli occhioni blu. Ok. Bene. Un oggetto chiave. E se avessimo fatto non lo voglio? Vabbè, fa già il bullo. Lei si è già innamorata. Mamma mia, com'è fatta bene. Porca l'orca. Oh. C'ha le pulci. Cloud, scappa, c'ha le pulci. Questa non si lava. Mamma mia. I cosi sono quelli di Harry Potter, come si chiamavano? Vabbè, avete capito, dai. Ti prego, facceli fightare. Vabbè. Niente. Questi qua non li vedono, li vedono solo la fioraia? Sì. Li mangia morte, sono una roba del genere. Oh, scappa. Oh, zi. Vabbè. Questo è quello che succede quando non ti lavi. Ma ora, signori, è il momento di fightare. Questi qua hanno aspettato tutto il tempo. Cioè, io fossi stato loro avrei sparato. E vediamo se ho davvero appreso come combattere. Per esempio, se facessi qualche combo. Allora, intanto devo ricordarmi. Assetto pesante, vai. Boom, 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 boom. Sì, che botte. Vai, assetto leggero. Si possono fare una sberla di combo. So che si possono aggiungere gli shortcut, ma non so come. Vabbè, questi li abbiamo disintegrati. Magari ora mi faccio un giro nel... Configurazione tattica. Sì, ok, perfetto. Configurazione tattica trovata. E quindi qua ci aggiungiamo la magia. Oh, c'è anche il Fulgor. Vabbè, aggiungiamo Ignis per ora. Ok, vedete, quindi L1 più i vari tasti. Facciamo le varie cose. Perfetto, già fatto. Io voglio esplorare. Allora, so che devo andare di qua, però non ci voglio andare. Cioè, vedete, tipo io ora ci perdo 10 minuti di qua. Però dovrei... Ah, allora, vediamo se funzionano le combo. Sì, ok, funzionano. Fido se funzionano.
E dicevo, c'è una gemma viola e la voglio prendere. Ok, picchiatissimi. Vedete? Se non avessi esplorato, non avremmo mai trovato la buona e vecchia materia girante. Io giro qui per 3 ore, non so se ve lo tengo e ve lo taglio, o ve lo taglio in caso parlo e magari così il contenuto lo creiamo, però magari alla lunga ve lo taglio. I cani sono la cosa più forte del gioco, ma noi ci accontentiamo. Ora, L1X, vai, Ignis. Ah, i danni li fa... Oh, stremo. Vai, picchialo, 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 picchialo. Vai, colpo audace. Bene, bene il colpo audace, eh. Vedete che ho già imparato un po' di più come combattere. E alla fine è un misto tra... Perché, allora... Il primo Final Fantasy era... Cioè il primo. Tutti i Final Fantasy erano a turni. E anche questo in teoria... Ok, l'abbiamo... Lo uccidiamo? Ok. Dicevo, e anche questo in teoria deve seguire un po' il filone del a turni. Quindi, anche se non sembra, fidatevi che è a turni. Non mi sono spiegato per niente, ma va bene, la mia mente era diverso. Qua riprendiamo energia. E mi metto la cosa. Equipaggiamento e materia, vediamo che cosa ho trovato. Oh. Polsiera potente. Ah, vabbè, non fa niente. Vabbè, la mettiamo, però non fa niente più di tanto. La spada potence, signori, c'è una storia bellissima dietro la spada che si tramanda di generazioni in generazioni, ma vabbè, ci dovrei fare un video di 3 ore sopra. Spada, esatto, vedete, spadone che racchiude la potenza dei guerrieri che se lo sono tramandato. Però io volevo andare in materie e aggirante. Contrattacco dopo... Fia, non sapevo dire contrattacco. Contrattacco dopo una schivata. Vedete quanto picchia l'assetto pesante? Cioè, l'abbiamo portato allo stremo in un secondo e l'abbiamo devastati. Vai di L1 quadrato. Boom! Ok. No, vi odio. No, questi, ecco, questi non so come fightarli. Schivano un botto questi. Non so se ve li ricordate dall'ultimo episodio. Sotto, schiva tutto. Vai, stremo. Vai di assetto pesante. Boom! Boom. Avrei dovuto attaccare l'altro, esatto. Attacca lui. Così ce ne muore, perfetto. 1300. No, era un 1300, era un 133. Ok. Allora, voglio tornare indietro, esplorare di là, in caso vi faccio un taglio. Comunque vi faccio sapere cosa c'è. Se trovo delle robe, tipo le materie. E ok, e ci vediamo dopo. Ok, ho scoperto che è questa la strada principale, quindi andiamo... Sparano. Palle, volevo ucciderli così farmavamo un po'. Tanto sono anche salito di livello. Sì, niente, bisogna solo salire. Non vedo altre ceste, non vedo altri avversari. E scendiamo per di qua. Ricordo che il nostro obiettivo è arrivare alla stazione. Dai, dacci tipo una coda di fenice. Banda di ferro. Me l'ha equipaggio? No, non posso. Vabbè, niente, dopo me l'equipaggio. Devo ricordarmi solo di equipaggiarla. No, c'è quello con lo scudo. Come lo fight quello con lo scudo? Magie, vabbè, ormai sono qua. Ignis. Soldato antisommossa. Ok, quindi abbiamo capito che con le magie vanno a terra come se non ci fosse un domani. E anche con le combo va. Lascia fare. E niente, continuiamo nell'exploration. Qui c'è altra gente. Io me li picchio tutti, proprio li farmo tutti in caso farò un taglio. Comunque, quanta vita perdono? Cioè, erano più forti quelli del tutorial che questi qua. E sì, mi esploro tutto qua, va? Con questa musica incalzante. Vediamo la fisica della bici. Bene, quando metto la fisica agli oggetti è bene, bene. E ci arriva addosso gente. Siete voi in trappola con me, non io con voi. Che poi in tutto questo, dove sono i nostri amici? No, che palle, questi dietro, che palle. Sto qua sempre col fiore. Vai, tira. Che sberle ora, che sberle, eh. Preparatevi alle peggio sberle. Però, aspettate. Allora, magie. Ignis su soldato antisommossa. Vai. E abbiamo colpito anche gli altri. Bene, eh. Bene. Buongiorno, bitches. Vai, Ignis, tu muori. E ora tocca a voi. Ah, ma questo è straforte, ah. Ve l'ho tagliata la parte, questo qui l'avevo incontrato prima. Vediamo la schivata più attacco. Bene, la schivata più attacco, però lui è troppo più forte. Come facciamo? Qual è il piano? Aspettiamo la cosa. E intanto ci diamo un'altra pozza. Non posso, ok.
Schivato, ok. E ora ti contrattacco. Tenente Gonga. Ma proviamo la lesione estremante. Vai. Non ha fatto niente, perfetto. È stato un fallimento totale. Però dobbiamo girargli intorno sostanzialmente e cercare di stremarlo il più possibile. Yes. Colpo audace. No, questo qua. Vai, colpo audace. Muori. Sì. Yeah. Vabbè. Oddio. Amo? Ancora? Ok, no, sta succedendo qualcosa. Ok. Vabbè, quanto storti. Adios, bitches. Oh yeah. Mi avete lasciato da solo. Sì, chissà chi l'ha detta sta battuta. Lui stra triste. Che abbiamo soffiato la ragazzina. E benvenidos. Dai, si annoi, zio. Vi. Poi come faceva a sapere che eravamo in questo vagone? Giusto. Barrett, chiudi lì, va. Che cattiveria. Domande particolari, eh? Cioè proprio quelle che non faresti neanche a... Non so chi. In che senso? Ok. Quindi signori, finisce qui il secondo episodio di Final Fantasy. Io mi tolgo le cuffie come è giusto che sia. Spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se dovrò continuare o meno la serie. Non lo so, questo lo valuterò anche insieme a voi. Spero appunto che vi sia piaciuto l'episodio. Vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 2:45, con un nuovo video. Ciao!